In apertura di seduta messa in votazione e accolta all'unanimità una mozione sottoscritta da tutti i capogruppo consiliari frutto del lavoro della Commissione Sviluppo Economico sulla tutela dei lavoratori dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio. Al centro della mozione c'è la richiesta del ritiro immediato del licenziamento collettivo e l'attivazione degli ammortizzatori sociali e un impegno della Regione ad attivarsi con il Parlamento e il Governo per porre limiti più stringenti sulla disciplina delle delocalizzazioni per le imprese che beneficiano da aiuti pubblici, valutando tutti gli spazi possibili per un intervento regionale. Altresì si cercherà di promuovere insieme al Parlamento e al Governo una cultura del lavoro come base della dignità umana nell'Unione Europea. Noi abbiamo voluto aprire la seduta odierna discutendo della situazione terribile, ignobile, in cui sono stati costretti a versare i lavoratori della GKN. Ieri eravamo tutti al presidio, sono felice che tutte le forze politiche abbiano deciso di sottoscrivere e di firmare questa mozione che dice sostanzialmente tre cose. La prima, che quella fabbrica deve riaprire, che deve ritornare la produzione. La seconda è che GKN torni indietro, il fondo Merros torni indietro e decisa di ritirare i licenziamenti. E la terza al Governo, al Parlamento, all'Unione Europea, perché mettano in campo normative che vadano nella direzione di disincentivare le delocalizzazioni. Guardate, la battaglia di GKN, delle lavoratrici, dei lavoratori, è una battaglia di dignità, la dignità del lavoro. E un'azienda che non era in perdita e che decide così la notte di scappare via, di scappare lasciando per strada centinaia di famiglie, è qualcosa di ignobile e tutta l'assemblea legislativa con forza l'ha urlato. Noi saremo al loro fianco, non sarà la loro battaglia ma sarà la battaglia di tutti i cittadini della Toscana. Noi chiediamo alcune cose molto chiare: il ritiro del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare i percorsi previsti dalle crisi di impresa che saranno poi, avrebbero dovuto essere operativi dal 1 settembre e che quindi non è possibile in questo momento attivarli, quindi abbiamo chiesto al Governo un impegno forte, l'abbiamo chiesto anche all'Europa, perché il senso vero è che non ci siano GKN né oggi né domani. Dalla Regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite, quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo, che è il primo grande esempio, sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto, neppure con la Regione. Non era un'azienda in perdita e questo è molto grave. Non è semplice, è evidente. Al tavolo del Mise ci sono quasi 100 tavoli di crisi. Io ricordo bene anche la questione di Bekaert, quando purtroppo si parla di centinaia di lavoratori che in qualche maniera devono essere salvaguardati, sostenuti e tutelati. Entrano in campo tantissimi aspetti. Da un lato la parte industriale, e quindi quelli che sono i settori anche che vengono ritenuti strategici e sui quali si intende puntare in futuro. Dall'altro tutta la parte della tutela del lavoro, che significa ammortizzatori sociali. Il Governo su questo fronte è intervenuto anche a seguito proprio dello sblocco dei licenziamenti, dove anche a seguito di una trattativa sindacale piuttosto serrata si è cercato, come dire, di contenere le cause dei licenziamenti e dello sblocco con il ricorso preventivo agli ammortizzatori sociali. Queste sono le risposte che in un tempo difficile come quello che viviamo si sta cercando di mettere in campo. Purtroppo tutto questo è aggravato naturalmente dalla contingente situazione economica, sanitaria, che rende tutto questo più complicato. Però già avere la consapevolezza che c'è la necessità di intervenire con azioni concrete e soprattutto di dare delle direzioni e delle visioni, credo che sia già un passo in avanti. Non bastano i tavoli di crisi, lo abbiamo visto, si parla tanto, sembrano le soluzioni a tutto, in realtà noi non vogliamo assolutamente ritrovarsi in situazioni come questa, per cui come opposizione chiediamo e pretendiamo di più e lo faremo nelle sedi opportune. L'unica peculiarità di GKN è che GKN non produce pantaloni, GKN non produce magliette che vanno sul mercato, GKN all'80% produce pezzi per Fiat, cioè l'azienda che ha fatto del Made in Italy il proprio brand in tutto il mondo. Ed è vergognoso che un'azienda come Fiat, che negli anni ha vissuto di incentivi, di aiuti, di sostegni da parte dello Stato italiano, non abbia speso una parola sulla questione GKN, perché un intervento di Fiat che ci dicesse che per le auto che in tutto il mondo vende col marchio Made in Italy, i pezzi prodotti a Campi Bisenzio non sono uguali ai pezzi prodotti in Polonia, forse potrebbe anche portare a un ripensamento di Melrose. Silenzio assoluto che fa veramente male. GKN è un caso nazionale, non soltanto per il numero di
di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente quanto già successo con Bekaert, che ha visto all'epoca l'impegno del ministro Di Maio. E la viceministra Todd è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che ci è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e cercherà di continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti. E questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti come regione e come governo, proprio perché purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche e dell'arco governativo, ha combattuto. Significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro, e si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Sto seguendo anche la vicenda di Vitesco per gli interinali e l'attenzione sul lavoro e della viceministra Todde su questo rimane altissima. Sostegno forte, unanime, a una mozione che impegna il governo a trovare una soluzione urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori. Le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica, alla loro protesta, ma soprattutto serve che il governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali, il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende. E non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi normative, e mi auguro un atto urgente del governo per sospendere i procedimenti, per ridiscutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro paese ha un dialogo costante con le istituzioni. Sempre sostenuto che quello che è successo non solo è inaccettabile, ma è anche uno schiaffo al nostro sistema paese. Occorre che immediatamente il governo si faccia sentire, e non è una questione legata al blocco o allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo paese. Non si può pensare, per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti è inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta. Per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda, ma con tutte le nostre aziende del territorio, per far capire che governo e regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa, quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. È inaccettabile quando uno dei due, siano essi lavoratori o siano essi i proprietari delle imprese, pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo. Spetta alla politica fare da arbitro. La formazione è un aspetto, noi dobbiamo fare sicuramente una rivoluzione che è culturale, che parte dai centri per l'impiego, ma che parte soprattutto dalle scuole. Per noi è propedeutico, come Forza Italia, che si stabilisca un rapporto strettissimo fra scuola e lavoro, cosa che oggi per esempio non c'è. In aula forte il dibattito sulla questione vaccini Green Pass, troppe restrizioni per alcuni, inevitabile l'uso del pass per altri se si vuole ritornare alla normalità. Davanti a noi, per superare questa terribile pandemia, abbiamo due strade. Da un lato quella di continuare velocemente le vaccinazioni, e noi come regione dobbiamo fare la nostra parte, dall'altra quella che i cittadini rispettino le regole minime che ci siamo dati. È evidente che in tutto questo va definito un sistema che tranquillizzi i cittadini. Il Green Pass va in questa direzione. Il Green Pass serve per fare in modo che negli eventi pubblici, nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, i cittadini si sentano più tranquilli, ed è anche un modo per invogliare alla vaccinazione. È evidente che abbiamo ancora troppe cittadine e troppi cittadini che non hanno fatto il vaccino. In molti casi c'è ancora chi è dubbioso. Io allora mando un messaggio. Vaccinarsi vuol dire sentirsi parte di una comunità e cercare di dare il proprio contributo per uscire da questa terribile pandemia. E allora, nel momento in cui ci sono le condizioni, è giusto che il Green Pass venga istituito, e venga istituito tenendo conto anche delle situazioni e delle differenze che ci sono regione per regione, territorio per territorio. Sulle vaccinazioni noi siamo favorevoli al fatto che le persone vaccinate possano beneficiare di una vita sociale, pubblica, andare in un bar, in un ristorante, in un teatro, in un cinema, andare
a uno stadio, a una manifestazione sportiva, a partecipare alla vita pubblica. Siamo convinti che anche persone che lavorano nel pubblico, penso insegnanti, ma soprattutto medici, debbano essere vaccinati, e crediamo che appunto soltanto una volta vaccinati si possa tornare a una vita normale. Quindi è evidente che il Green Pass è fondamentale per tornare alla vita. Bisogna continuare a vaccinarsi, bisogna investire sulla cura e bisogna fare delle norme che o costringono le persone o inducano di fatto a vaccinarsi, perché altrimenti noi non ne usciamo più per i prossimi 3 o 4 anni da questa pandemia. Oggi chi ha il Green Pass non deve fare quarantena. Mi meraviglia che ancora il governo non abbia legiferato e non abbia fatto un'azione concreta su questo. Qual è il vantaggio per un cittadino oggi di vaccinarsi? Questa è la domanda che mi sono fatto. Se uno dei miei parenti o chiunque io abbia incontrato nelle 48 ore antecedenti ha il Covid e diventa positivo, il sottoscritto che ha 2 dosi vaccinali e il passaporto vaccinale va in quarantena. Questo è inaccettabile. Occorre, per chi si vaccini, che ci sia un vantaggio che non è sicuramente un vantaggio per la propria salute, quindi non finire in ospedale, un vantaggio per la collettività, perché non andando in ospedale non affolli gli ospedali, ma occorre che ci sia anche un vantaggio diretto. Chi ha il Green Pass, chi ha la doppia dose vaccinale, non deve finire in quarantena. Sentir dire che per entrare nei bar o nei ristoranti occorre il Green Pass è una roba che onestamente ci lascia esterrefatti. I dati sono molto chiari, non ci sono ricoveri ospedalieri, quei pochi ricoveri ospedalieri che ci sono hanno avuto soltanto una dose vaccinale o addirittura non hanno avuto dosi vaccinali. Ecco perché occorre vaccinarsi in maniera molto rapida e molto veloce, ma occorre anche, una volta che uno ha le 2 dosi vaccinali, che sia libero di prendere un aereo, che sia libero di andare al teatro. Il messaggio dell'importanza di vaccinarsi deve essere fondamentale, perché lo sviluppo della variante Delta che vediamo in questi giorni, poi basta guardare gli altri paesi, comporterà sicuramente nei prossimi giorni un aumento dei contagi, e questi, se abbinati a un'immunizzazione del maggior numero possibile di persone, soprattutto delle persone che più rischiano, possono permetterci di affrontare con un altro profilo e soprattutto senza riaumentare le ospedalizzazioni. Il Green Pass può essere utile soprattutto nella fase autunnale per non chiudere tanti luoghi di vita, dagli esercizi di somministrazione, ai teatri, agli eventi pubblici. È evidente che è un elemento importantissimo sul quale non tanto in questa fase quanto a partire da fine settembre-ottobre ricominceremo a frequentare più luoghi chiusi, sarà importante quest'anno continuare senza nuove chiusure. E su questo il Green Pass, la certificazione dell'avvenuta vaccinazione, è evidentemente un elemento strategico. E le resistenze politiche sono frutto soltanto di una campagna di basso profilo, a mio giudizio, per far contento qualcuno, per avere qualche like su post o per avere qualche voto in più. I dati scientifici sono chiari, la vaccinazione è importante, i leader che dicono non vaccinate ragazzi è un messaggio criminale, così come dire che non si potrà mai usare il Green Pass, andatele a dire ai ristoratori, se poi a ottobre o novembre preferiscono avere solo quelli con il Green Pass, la stragrande maggioranza della popolazione, noi speriamo tutta la popolazione, o chiudere di nuovo per la diffusione dell'epidemia. Va usato con molta attenzione, ma è evidente che sono elementi importanti da bilanciare insieme. E nel bilanciamento non ci vuole la polemica politica. Questa campagna vaccinale qualche pecca l'ha avuta, quindi non si può pensare ancora ad oggi di dire che va tutto bene, ma bisogna tenere alta l'attenzione. Noi lo stiamo facendo come posizione in maniera costruttiva. I dati oggi ci dicono che per vaccinazione completa, cioè tra prima e seconda dose in Toscana, noi siamo ultimi. E in questi giorni siamo anche agli ultimi posti, fra il terzultimo e il quartultimo posto, per quanto riguarda dosi a disposizione e dosi somministrate. Questo concetto del Green Pass, per l'esperienza e per i dati che abbiamo anche in Toscana, e quindi portare un valore aggiunto alla conferenza delle regioni, è un'assurdità. Voi immaginatevi che uno, per entrare in un bar a comprare un biglietto dell'autobus, deve presentare il Green Pass o un tampone fatto nelle ultime 48 ore, o per bere un caffè, o una famiglia di 4 persone con 2 figli adolescenti che evidentemente non hanno potuto fare il vaccino, per andare a mangiare una pizza devono fare il tampone entro le 48 ore dal pasto. È un'assurdità evidente, però Nardella è favorevole a questo, però al tempo stesso per gli spettacoli dell'estate fiorentina il Green Pass non lo richiede. Quindi sono dei paradossi e sono delle ambiguità che sono emerse anche in aula e che evidentemente la maggioranza e chi governa la Regione Toscana su questo non fa chiarezza.